Buongiorno. Oh. Ieri sera abbiamo finito il seminario sulla psicologia egizia e ci sono state delle domande. E siccome dobbiamo, a una di queste domande ho risposto facendo una citazione che riguarda il libro che sarà La nostra strada, che percorreremo per spiegare una, ma forse la principale strada che la mia teoria che riguarda la mente invita a percorrere come unica strada senza alternative. Questo invito a percorrere questa strada senza alternative nasce direttamente dall'autoconsapevolezza di come funziona quest'organo. Quindi il passaggio è prima sapere come funziona quest'organo e abbiamo già fatto questo. Abbiamo visto alcuni elementi di come funziona quest'organo, uno dei tanti elementi, delle piccole istruzioni di guida, nell'altro video l'abbiamo data, cioè la tendenza all'iperprotezione. Abbiamo esaminato questo, e diciamo che questo è uno dei nodi, da sciogliere e dentro il quale facilmente caschiamo. Bene, oggi voglio che diventa come una specie di introduzione a quello che sarà la lettura del libro di questo straordinario anonimo del Medioevo che sta facendo una lezione, è un fratello anziano che sta facendo una lezione, chiamiamolo con termini moderni, di crescita personale, a suo allievo. Bene, quindi il nostro seminario, possiamo chiamarlo, La crescita personale, nel Medioevo, e paragonare alle indicazioni di crescita personale dell'epoca moderna. È il paragone fra questo e l'epoca moderna ci dice come l'epoca moderna effettivamente non parte prima dall'autoconsapevolezza della mente, parte più o meno da fotografie di ciò che ha successo di ciò che non ha successo, che è diverso dal presupposto di base di una crescita personale autentica, sia della filosofia antica che sia in modo particolare, in modo splendido nel Medioevo, che non è un'epoca scura. Purtroppo gli storici hanno fatto le fotografie della grande produzione artistica, soprattutto pittorica, scultorea, dell'umanesimo e del Rinascimento e hanno trascurato, l'architettura del Medioevo e soprattutto hanno trascurato, la cultura introspettiva del Medioevo, che ha creato due colossi della cultura antica, San Francesco e soprattutto Dante. Senza questo pullulare di personaggi, che in questo caso è un anonimo, senza tener conto di questo percorso che in tutti i monasteri un fratello anziano di crescita personale e quindi di conoscenza perfetta di quest'organo facevano, e quindi la cultura antica è un addestramento a una crescita personale direi perfetta. Beh,
noi non potevamo trovare un uomo, un gigante, né come Francesco, né come Dante. Ma all'interno della cultura cristiana medievale ci sono tanti giganti. Cito Francesco perché è molto significativo, e quindi emblematico e quindi esemplare, tutto lì. Ma ne troverei moltissimo, compreso il nostro anonimo che ci ha regalato questo libro di crescita personale. Ebbene, il punto della crescita personale qual è? Non siamo onniscienti, però noi desideriamo le cose e il nostro problema è voler raggiungere un obiettivo. È qui che casca l'asino. Se eravamo onniscienti, questo obiettivo lo potevamo raggiungere, non c'erano problemi, ma non essendo onniscienti, più l'obiettivo che cerchiamo, più gli diamo valore a quella cosa per la nostra vita, per la nostra felicità, perché fine ultimo può essere felici, e più rischiamo di cadere nelle trappole, più rischiamo di scatenare un inferno emotivo, e la cosa peggiore rischiamo, se riusciamo a tenere fermo il nostro cuore, perché abbiamo trovato una via giusta, rischiamo, di andare a destra quando volevamo andare a sinistra. Spesso, a tutti coloro che vengono, da me, una delle cose, il mio esempio di crescita personale, e lo dico, guardate il prototipo, di tutti i nostri guai, ma anche di tutte le nostre vittorie, sta nell'esperienza del dormire e dormire. Tutti l'abbiamo fatta quando siamo molto motivati perché domani è la giornataccia, ci mettiamo a letto e non dormiamo, stiamo lì 2 ore a voler dormire e non si dorme, poi smettiamo perché ci siamo stufati e ci ritroviamo addormentati. E ho fatto riflettere, faccio riflettere su queste cose che non c'è da ritenere di poco conto. Perché non possiamo ritenerla di poco conto? Perché è il prototipo di tutto ciò, di ciò, o di quello che dobbiamo fare per ottenere, di quello che non dobbiamo fare per non ottenere nulla. Come non si dorme, così non si riesce a ottenere quello che vogliamo. Come smettendo di voler dormire, riusciamo a ottenere le cose, così quando qualunque obiettivo vogliamo raggiungere, sia in amore, sia sul posto di lavoro, sia qualunque desiderio, permettetemi di chiamarlo stupido, ma i desideri che ci inciampano non sono mai stupidi per noi. Gli diamo sempre un grosso valore, perciò ci fanno inciampare. Quindi per realizzare qualunque desiderio dobbiamo tener conto di quel prototipo lì. Quel prototipo lì ci richiama e ci fa tornare a capire, a scoprire la mappa cognitiva, come quest'organo unico, essendo un organo, ha una finalità. A proteggerci indipendentemente dalle due funzioni che noi scopriamo quella notte stessa, che abbiamo due funzioni, una che abbiamo in comune con la nostra specie umana e l'altra che l'abbiamo in comune con la specie mammifera che alberga in noi. E stranamente voglio, è la mente umana che vuole e non ottiene, smette di volere e ottiene. Questo è il prototipo. E che cosa vuol dire? Che stranamente si possono ottenere le cose quando, qui in questo libro, dice che noi dobbiamo
dimenticarci di tutto il resto, dobbiamo puntare sull'obiettivo e poi dimenticarci di tutto, ma addirittura dobbiamo dimenticarci anche dello strumento efficace, anche della mia teoria, anche di quello che vi sto dicendo. Si ottengono le cose facendo alternanza, facendo fare un passo di lato alla parte umana di noi, ma qui devo dimenticarmi anche di questo. Devo puntare dritto all'obiettivo, devo dimenticarmi di usare l'alternanza, perché la tentazione a usare l'alternanza prima ancora di muovermi vuol dire che sono fuori strada, vuol dire che ho un altro obiettivo, vuol dire che voglio garantirmi il risultato. No, dobbiamo attraversare, superare, attraversare questa stessa conoscenza, annullarla una volta che lo so. Mi debbo semplicemente occupare dell'unica strada che posso percorrere, cioè sperare e aggiustare, e quello che sia sia, e nello stesso tempo dimenticarmi di tutte le altre abitudini, dimenticarmi di tutti gli aggettivi che posso dare, che mi potrebbero motivare per andare verso il mio obiettivo e raggiungere quell'obiettivo. Bene, ora che ho parlato di nuovo in modo diretto di quest'organo, delle due funzioni, dell'alternanza, dell'unica strada che possiamo percorrere, del fatto che la stessa nostra autoconsapevolezza del non sapere, una volta che so che io non sono onnisciente, devo partire da qui, no, questa mia conoscenza della non onniscienza non deve stare fra me e l'obiettivo, devo attraversare questa mia non conoscenza, non deve avere priorità rispetto alla dialettica io-obiettivo. Vedete com'è sottile, come sono sottili gli antichi. Ora vi sto sottolineando com'è sottile questo uomo del Medioevo. Ma c'è un uomo che ha operato 1800 anni fa, 2 secoli dopo Gesù, che dice esattamente le stesse cose che dico io, che dice esattamente, forse nei minimi particolari, quello che dice questo anonimo inglese del Medioevo. E lo dice tramite un racconto. Ed è il racconto, è Apuleio l'autore di questo libro, ma è l'autore soprattutto di questo splendido racconto d'amore, che è il rapporto d'amore fra psiche, cioè la nostra mente umana, e Cupido, cioè qualcosa di assolutamente importante per la nostra mente umana, cioè la dialettica psiche-eros. E guardate cosa succede. A parte la storia di Psiche Eros, di come Psiche conquista l'amore, solamente conquista l'amore nel momento in cui Psiche, ancora una volta, accettando il responso dell'oracolo, che doveva fare un matrimonio funebre, cioè doveva rinunciare alla sua stessa vita, si va a buttare da una rupe, e nel buttarsi dalla rupe si ritrova in un prato, si ritrova nella casa adorata, cioè dorata, che non aveva né porte né finestre, di Eros. Vivrà in questa casa di Eros, però il voler controllare sotto
seguendo un cattivo consiglio che per un attimo gli sembrò buono delle sorelle, di voler controllare, dato che era incinta, chi era il suo sposo, che tutte le notti andava e poi volava via e non l'aveva mai visto. Ebbene, aveva perso Eros, perse questo grande amore che era riuscito a tenerlo fin quando non gli interessava altro se non stare con Eros. Appena il buon consiglio, cattivo consiglio delle sorelle hanno spostato l'attenzione di Psiche a un oggetto diverso dall'amore per Cupido o per Eros, cioè ai contorni, alle conseguenze, a voler sapere. Cioè, Psiche non è andata più dritta verso il suo sposo, l'unica strada che aveva, è l'unica strada che noi abbiamo. No, ha cercato garanzie. Ecco, questa ricerca delle garanzie per noi non è possibile. E non è possibile perché non siamo onniscienti, quindi possiamo solo sperare. Non solo, ma dobbiamo dimenticarci anche di usare le vie giuste, fare cose buone, sempre per garantirci. In questo libercolo dice, se l'obiettivo è Dio, dobbiamo rinunciare anche a tessere le lodi di Dio, perché è come andarci a cercare garanzie, come tessere una tela di ragno. Io voglio una cosa e lodando l'obiettivo a cui voglio giungere, come se pretendessi di pretendessi tramite una forma di seduzione, pretendessi che la risposta che voglio sia a modo mio. E non lascio, se tesso questa tela di ragno, di fatto la dialettica io tu, io chiedo e l'altro è libero di rispondere. E la vita è libera di darmi o no. Se non lascio libertà al tu, io rimango ingabbiato, io non raggiungo. Ecco, questo è l'intuizione antica della crescita personale e non un modello vincente, la motivazione, se sei motivato a un solo obiettivo, altre cose di questo genere, mettercela tutta. E guardiamo un po', cosa ci dice Apuleio su questa questione, dell'obiettivo unico e di non uscire di strada, per nessuna ragione al mondo. Bene, Psiche perde per un cattivo consiglio, quindi uscendo di strada, fin quando aveva giocato in base a quello che sentiva e aspettava Eros, stava con Eros e poi tutto il resto non aveva più senso, e di nuovo ritornava all'attesa di Eros e basta. Beh, seguendo il cattivo consiglio, lei perde Eros. Non sto a allungarmene come quello che successe, e alla fin fine, per poter riavere Eros, Psiche va da Venere, che era la suocera, che era terribilmente incavolata con lei, e la suocera, appena l'ebbe in mano, si vendicò seriamente e sottopose Psiche, a quattro prove terribili. L'ultima prova, era quella di andare, nel regno di Dite, da Proserpina con una fialetta e chiedere a Proserpina di riempirla quella fialetta, perché è una fialetta, della bellezza che durava un solo giorno. E la scusa era che lei aveva, consumato questa fialetta di bellezza, a piangere, Eros, che era stato ferito da Psiche. Ebbene, vediamo un po'. Psiche,
Dopo che aveva superato le altre, miracolosamente le altre prove, quest'ultima prova sì che era proprio disperata e pensava che era evidente quello che voleva Venere, voleva ucciderla, dicendo di andare da Proserpina a prendere questa fialetta, di bellezza di Proserpina. Quale ragione mi ci manda? Mi vuol togliere di torno in tutti i modi. Come fo ad andare giù e ritorna su? Nessuno è mai tornato dal regno dei morti. Per cui va su una torre e dice: per andarci più velocemente possibile, non so manco la strada, per andarci più velocemente possibile, mi butto dalla torre e ci vo. La torre, è che ascolta i pensieri silenziosi di Psiche, dice: e no, sciagurata, se ti butti da qui effettivamente ci vai, ma poi non puoi tornare, tu devi andarci e tornare. E qui la torre dà dei consigli straordinari, che questo voglio mettere in evidenza, per mettere in evidenza come i libretti di guida di crescita personale degli antichi non hanno nulla di inferiore, anzi, sono libretti da guida da prendere, buttare via tutti i libretti da guida della PNL e tenerli in considerazione, questo tipo di crescita personale. È efficacissimo, perfetto, che ci porta sicuramente, perché non ci fa cadere nelle trappole dove stranamente e senza accorgere, la PNL ci spinge nelle trappole dove, da cui non usciremo né otterremo quello che desideriamo. Quindi la torre indica a Psiche quello che deve fare per andare a prendere questa fialetta e poi riportarla a Venere. E gli dà delle indicazioni particolari, gli dice: tu, gli dice, entra da quella parte, poi vai nel regno dei morti, e ti raccomando, porta due focacce, impastate col miele, una per ciascuna mano, porta due monete, te le metti in bocca, perché? E non trascurare, non prendere come un fatto da nulla il portare due focacce o due monete, è un fatto fondamentale. E fra le varie raccomandazioni dice le due monete, perché dovrai trovare Caronte, che ti traghetterà al di là del fiume Stige e ti porterà dritto all'inferno. Ti porterà su una barca tutta rattoppata, ma anche nel mondo dei morti nessuno fa niente per niente. E quindi gli dovrai dare una moneta, attenzione, e bada bene che sia lui a prendere quella moneta dalla tua bocca. Attenzione, cioè non fare tempo. Non cercare, di ringraziarti facendolo te, Caronte, no, è lui. Ecco, vedete la dialettica io tu. Io porto una moneta e tu la prendi. Io non faccio nulla, per prendere quella moneta e dartela. Non faccio nessun gesto per invitarti. Tu vedi la moneta e sai che devi, che io voglio passare da quest'altra parte. Il prezzo è questo, e più di questo non fo. Bene, sì che dice, è qui, cioè la torre dice qualcosa che è straordinario. Cosa dice? Quando avrai fatto già un bel pezzo di quella strada della morte, incontrerai un asino zoppo, carico di legna,
È un asinaio zoppo anche lui, che ti chiederà di aiutarlo a raccogliere alcuni fuscelli caduti dal carico. Tu non dirgli, non dargli una, non dirgli una parola e tira dritto. Dopo un po' arriverai al fiume dei morti, dove sta di guardia Caronte. Appena uno arriva lì, lui subito chiede il prezzo del passaggio e lo traghetta dall'altra parte su una barca fatta di toppe, tutta a toppe. Sappi che l'avidità è viva anche in mezzo ai morti e che nemmeno Caronte, che è pure un gran Dio, fa niente per niente. Se uno muore povero, poverino, non viene trasportato dall'altra parte e ritarda a emettere l'ultimo suo respiro. A quell'orribile vecchio tu darai per portarti di là una delle due monete e bada che le prenda lui stesso dalla tua bocca con la sua mano, vedi? La dialettica, io porto le monete e tu te le pigli. Poi, mentre starai attraversando il pigro fiume, verrà in superficie un vecchio morto che ti tenderà la putrida mano e ti chiederà di tirarlo su nella barca. Ma tu non farti commuovere da una pietà che è proibita. Passato il fiume troverai delle vecchie che tessono una tela e ti pregheranno di fare loro, dar loro una mano, un momentino solo, ma tu non toccare quella tela, perché nemmeno quello ti è permesso. Quando si va da una parte non devi andare fuori strada. Tutte queste cose e anche molte altre sono opera dei tranelli di Venere per farti sfuggire di mano almeno una focaccia. Bada, non credere che sia una cosa da nulla questa storia delle focacce. Come io spesso dico, badate bene, non crediate che sia una cosa da nulla. Il prototipo del voler dormire, smetto di volere, e poi dormo. Che cosa sta dicendo in questi particolari, in questa raccomandazione della torre? Vuol dire che l'unica strada che abbiamo è sperare, aggiustare e non dobbiamo, come che è la stessa raccomandazione di questo nostro anonimo del Medioevo, di non usare nessuno strumento, di non usare nemmeno la bontà. Quando lungo questa strada facciamo i buoni, questo fare i buoni è deviante. È inutile fare i buoni per cominciare a tessere la tela di ragno in modo che la vita non sia del tutto libera, a condizionare la risposta della vita. No, non possiamo farlo. Questa è l'unica strada che abbiamo di sperare e aggiustare, lasciando che la vita possa rispondere liberamente. Ma lasciatemi leggere nei particolari alcune altre cose. C'è infatti un enorme cane, ecco perché non c'era da sottovalutare, una di queste focacce mielate bisognava darla a Cerbero, che stava lì a guardia del palazzo, in modo che veniva rabbonito e poi si poteva entrare nel palazzo di Proserpina. Ma attenzione, qui è terribilmente sottile e poi coloro che faranno il seminario, se, seguendo questo libretto di crescita personale del Medioevo, ci accorgiamo di come queste due cose compaciano, di come i miti antichi e il modo di pensare degli antichi, che partivano da un'esatta conoscenza della mente dell'uomo, alla fin fine, con parole diverse,
con racconti diversi, ma poi dicono tutti la stessa cosa, perché la verità è unica. Può avere diverse rappresentazioni, ma al fondo, e le rappresentazioni sono tentativi di comunicazione di questa verità. Quindi diversi modi di comunicare, perché gli uomini sono diversi l'uno dall'altro, hanno banche dati diverse, in base alla banca dati, del mio interlocutore, io posso seminare la verità dell'autoconsapevolezza della nostra mente. Ma tu rabboniscilo lanciandogli una delle due focacce, così potrai passare facilmente. Ecco, qui c'è un passaggio notevole. Proserpina ti riceverà con tutti gli onori, ti inviterà su morbidi cuscini e ti offrirà uno splendido banchetto. Ma tu siediti per terra e mangia del pane nero, poi le dirai il perché della tua venuta. Prenderai quello che ti darà e tornerai indietro. Attenzione a questo passaggio. Ti offrirà uno splendido banchetto. Ti offrirà dei cuscini morbidi, ma tu siediti per terra e mangia il pane nero. Cioè, per raggiungere questo obiettivo ti devi ridurre all'essenziale, non perdere tempo, non cercare. E se anche la vita ti sta invitando, e ti sta offrendo qualcosa di comodo, o ti sembra, che ormai sei arrivato e ti sta dando, e sembra darti il premio che ormai sei arrivato, no, non perdere di vista quello che vuoi fare. Fino a quando no, non raggiungi quello che vuoi, non lasciarti prendere, dal fatto di sentirti già a casa. Se no si fa la fine di Ulisse, vide i tetti d'Itaca e si addormentò. L'obiettivo noi non lo dobbiamo perdere, attenzione. L'obiettivo qual è? Qualunque sia il nostro desiderio, qui c'è da andare a prendere una fiala. Quando è che posso festeggiare? Spero e aggiusto e festeggio quando ottengo le cose, mai prima. Festeggiare prima ci fa diventare bipolari. Un bipolare, in effetti, dà per scontato prima del tempo di aver ottenuto tutto, agisce come se avesse ottenuto, festeggia come se avesse ottenuto tutto al primo ostacolo. Si sgonfia totalmente e va nella disperazione più nera. Guardate che queste indicazioni non le sottovalutate per nulla. Quindi tu rifiuta tutto, mangia il tuo pane nero, poi le dirai, ecco, vedi, per la tua, non ti lascerai prendere dall'accoglienza o dal fatto che ti sembra di essere arrivato, no. Rifiuta tutta strada e alla fine, gli dirai che cosa volevi. Prenderai quello che ti darà. Prenderai quello che ti darà. Vuol dire che noi dobbiamo prendere la vita quello che la vita ci dà. Non stare a vedere se è buono o cattivo, torcere il naso. E tornerai indietro. Si rabbonisce di nuovo con la focaccia il cane e con l'altra focaccia. Poi torna sui tuoi passi e salirai a rivedere il coro delle stelle. E attenzione, quest'ultima grande raccomandazione che Apuleio vi fa da 1800 anni, io ve la ribadisco e il nostro nonno la ribadisce 700 anni fa. Ma fra tutte queste cose, bada bene, di ricordarti soprattutto questa. Che non ti venga voglia di aprire la fiala e di guardarci dentro la curiosità di spiare il tesoro,
nascosto della bellezza divina. Ciò non lasciarti prendere dalla curiosità. Esci, ma ricordati, perché in fondo devi andare a prendere una fiala e il tuo compito sarà di riconsegnarla a Venere. Non lasciarti prendere dalla curiosità. Non fare come Pandora che apre il vaso. Non lasciarti prendere dalla curiosità di quello che accadrà. Nemmeno fino all'ultimo momento puoi cadere nella tentazione di voler sapere. Ti sembra di essere arrivato, vuoi sapere l'ultimo passo. E vai a guardare nella fiala. Ma come finirà sta storia? Che solamente l'ultimo passo è la nostra psiche trasgredisce. Esce dagli inferi, ha fatto tutto. Sta fiala è la curiosità, vuol sapere. Si lascia prendere dalla curiosità di voler sapere, quindi cade nella trappola della iperprotezione di voler sapere all'ultimo momento, ha fatto tutto per bene e vuol sapere, apre sta fiala e quello che esce da questa fiala la fa cadere in un sonno. A quel punto, attenzione, questa è una fiaba, è un racconto. Lei effettivamente è un filosofo, ma è un poeta straordinario e il suo racconto nelle Metamorfosi è teurgico, è terapeutico. Ebbene, perché a questo punto sembra dimenticarsi le indicazioni iniziali? Perché ciò darà a dirci che poi alla fine, quando ci dimentichiamo anche di questo, anche di tutto, e puntiamo direttamente a quello che ci dimentichiamo anche, di dove dobbiamo arrivare, e cadiamo come in un sonno, nel racconto. Quello che voleva Psiche è ritrovare Eros, si era sottoposto a tutta una serie di angherie per ritrovare Eros. E quant'è che ritrova Eros? Quando si dimentica anche di Eros, cioè è più importante la fiala di bellezza che Eros. Non fa più qualcosa con la finalità di Eros. Cioè, dobbiamo dimenticarci addirittura di dove volevamo arrivare, non solo dimenticarci di tutte le altre cose, della bontà, di altre vie traverse, ma dimenticarci addirittura di dove volevamo arrivare, come quando voglio dormire, mi incazzo, non voglio più, e ottengo l'ultima parte, l'ultima raccomandazione che verrà trasgredita è quella di non guardare in questa fiala, di non lasciarci prendere dalla curiosità, non lasciarti prendere dalla curiosità, quindi dimenticarmi anche. E il racconto dice dimenticarmi di che? Mi posso lasciar prendere dalla curiosità e mi devo dimenticare che sto facendo tutto per Eros. Cioè, l'unica cosa consentita è che la nostra mente che vuole debba fare un passo di lato e lasciare che l'ultimo tratto, o tutta la strada, ma soprattutto l'ultimo tratto, venga eseguito dalla nostra funzione animale, che realizza ciò che è nel seme, realizza ciò che è nel guscio della volontà. Il nostro desiderio è un disegno, è un progetto, si realizza questo progetto se riusciamo a passare questo progetto nella parte animale. E come lo passiamo? Quando togliamo il guscio della volontà. Cosa ci dimostra tutto questo? In che modo, che barlume possiamo avere di questo meccanismo? Ecco. La mia ipnosi dimostrativa è uno strumento notevole da non sottovalutare affatto,
da non ritenere è una cosa da nulla l'ipnosi, perché l'ipnosi può darci un barlume di certezza per poter, quel barlume di certezza per cominciare a fare i primi passi. L'ipnosi è portare una moneta per attraversare lo stige e farci traghettare dall'altra parte verso l'obiettivo da Caronte, e portare la focaccia per poter arrivare da Proserpina per raggiungere il nostro obiettivo. L'ipnosi è questo, è uno strumento che ci consente di traghettare da ciò che so verso l'incertezza totale e pericolosa del futuro, dato che non siamo onniscienti. L'ipnosi può essere la moneta di andata e di ritorno lungo questa strada, che ci aiuterà a camminare su quest'unica strada, che non ha nessuna alternativa, dello sperare e dell'aggiustare. Buongiorno, ragazzi.